noi siamo gli amici, per amore della musica responsabile, cioè, io la facciamo Taverna del musicista del Seve, siamo qui in casa Severino Baldi dove si sta organizzando la serata del 18 gennaio al Principe. Allora Severino, grande mente di queste band aretine, si riparte alla grande con questa, con questo bel evento. Sì, bellissimo, l'evento del Principe, siamo alla terza edizione e si spera di fare un bel pianone con la musica live degli anni 70. Tutti i musicisti sono nella taverna del musicista per concordare la serata, gli eventi, il service, la musica, e ci saranno anche Masterchef che faranno un bellissimo apericena al prezzo di 15 euro, incredibile. Intervenite numerosi. Intervenite numerosi, ci mancherebbe altro. Ci saranno anche dei compleanni. Grazie Severino. E ora sentiamo un responsabile delle band, Pietro, responsabile del... delle Idi di Marzo. Idi di Marzo. Allora, che serata sarà quella del 18 di gennaio? Ah, io spero che sia innanzitutto una serata dove venga tanta gente, perché è una serata che facciamo per beneficenza e chiaramente c'è bisogno della gente, del pubblico. C'è una bella cena con 15 euro, ci sono 6 orchestre molto valide e ci auguriamo appunto che da questo punto di vista ci sia, c'è anche Martoglio, il maestro, che interverrà durante la cena. Facciamo, mi sembra, insomma, la location è eccezionale, le orchestre molto brave, spero che venga gente e che sia una delle tante manifestazioni che comunque il nostro gruppo aiuta in qualche modo a far venire fuori per dare una mano anche a chi ne ha veramente bisogno. Grazie Pietro, un altro rappresentante eccezionale, il quadrodatore Rossi Lamberto, presente anche lui nella serata. Rappresento il quadrodatore, siamo sempre pronti per fare beneficenza, per aiutare quelli che hanno più bisogno di noi. Speriamo che la serata sia come le altre volte, che venga tanta gente e noi siamo tutti pronti, gasati per provare, per suonare. Grazie Lamberto. Ed ora Mauro Baldini. 10 anni dopo, sì. No, certo, perché unire la nostra passione alla beneficenza è sempre una cosa positiva. Noi suoniamo da tanti anni con tanta passione e lo facciamo ancora più volentieri per beneficenza. In mancanza del referente dei coralli, Franco Lazzeroni, c'è il nostro rappresentante Squillo, ormai il nome d'arte Squillo. Allora il rappresentante dei coralli, cosa succederà il 18 di gennaio al Principe? Allora il 18 di gennaio noi, i coralli, sarebbe bene non vederli, cioè sarebbe bene che vedessimo me e basta, perché quell'altro... Però voglio dire, noi cercheremo di fare del nostro meglio per rendere la serata più interessante possibile. Perché più è interessante la serata questa e più sarà interessante la prossima, capisci? Grazie il nostro Squillo. Ed ora Dulcis in Fundo inizieranno la serata, loro, la Dia Band, con Claudio Martinelli,
che inizieranno la serata e poi proseguiranno praticamente con le altre band, con la strumentazione della Dia Band. Intervenite numerosi e vedrete che vi divertirete. Diciamo, più siamo, più numerosi siamo, più contribuiamo e più i nostri clienti beneficiati avranno l'opportunità di realizzare i loro sogni. Grazie al pubblico aretino che interverrà e non che interverrà numeroso a questa 18 gennaio al Principe di Arezzo alle ore 21.